La 456 si mostra come questa, con questa caratteristica, è la vettura di settembre, è stata pensata la prima volta a settembre, è stata cambiata, quasi ripresa in virtù di un accadimento a settembre, è stata presentata a settembre. Sono Pietro Camardella, sono uno stilista, sono direi nato stilista, perché contrariamente ad oggi non ho fatto scuole specifiche, ho avuto la mia formazione ovviamente. Mia madre mi diceva sempre che non ricordava la prima volta che avevo cominciato a disegnare automobili. Mi aveva lasciato come sempre intorno all'età prescolare, all'epoca funzionava così, per andare a fare la spesa mi lasciava disegnare, molto bravo. Stavo lì, disegnavo cavalli della battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci. E un bel giorno mi ritrovò a disegnare automobili. Da allora io ho sempre disegnato automobili. Però, essendo molto lontano dal centro dell'automobile, io ho continuato a fare i miei studi, prima al liceo artistico, poi l'università a Napoli, e il mio obiettivo era diventare architetto. Però dentro sentivo questa necessità che mi veniva comunque di nascosto, carbonara, perché il massimo della benevolenza che veniva rivolta rispetto a questa passione era quella di avere un disegnino da appendere in casa, ma per lo più mi dicevano: lascia perdere, impara un mestiere, vuoi che a Torino abbiano bisogno di un salernitano per disegnare le automobili? E quindi io lasciavo perdere e pensavo di più al mio futuro in termini concreti. Nel 1984, dopo aver mandato raccolte di disegni a un paio di aziende, soprattutto da Bertone, ho un contatto con Emanuele Nicosia, che mi introduce alla Pininfarina. Dopo alcuni mesi di selezione con il mitico Aldo Brovarone, che mi rimandava indietro a Salerno, dice, una volta voleva i disegni più grandi, poi li voleva più colorati, eccetera, finalmente ottengo uno stage e a settembre del 1985 entro ufficialmente nell'ufficio stile, assunto in prova. Il mio primo lavoro è un'automobile, la mia prima automobile è una Ferrari. Questa Ferrari è la prima stesura della 456. Al Salone di Francoforte viene presentata la BMW 850. È settembre, la vettura è incredibilmente somigliante alla F116, che era il nome di progetto della 456 in fase di sviluppo. Montezemolo decide che non si può uscire dopo con una vettura che somiglia a un'altra azienda, e quell'azienda oltretutto una BMW, che non è il target ovviamente della Ferrari. Quindi si ricomincia, si ritorna al tavolo a ottobre, si reinizia sullo sviluppo che era già stato a quel momento consolidato, e finalmente vinco il concorso interno, cioè viene la Ferrari, sceglie la mia soluzione. Questa soluzione parte per l'industrializzazione e, con il solito sviluppo che c'era all'epoca, dipendente poi da persona a persona, l'autore sviluppava un piano di forma in scala 1 a 5 che poi veniva preso in carico dalla progettazione e veniva portato in scala 1 a 1.
Nel pensare alla vettura, al di là di tutti i vincoli tecnici che ci vengono sottoposti e che ovviamente dobbiamo rispettare, in quel caso anche maggiori, visto che la vettura era già figlia di un'impostazione della vettura precedente ed era stata già sviluppata ampiamente per un'altra forma, viene presa in carico da me con, diciamo, lo stesso principio con cui avevo realizzato la prima proposta nell'85, però ovviamente con maggiore maturità. Era la mia quarta Ferrari, per cui diciamo che ero già un po' più maturo. Quindi l'idea principale fu quella di recuperare quello che in architettura chiamiamo il genus loci, ovvero lo spirito del marchio, ovvero lo spirito delle vetture del marchio della Ferrari col motore anteriore, in maniera tale che fosse riconducibile a colpo d'occhio a quello che era lo spirito del marchio, il family feeling, come lo chiamano in mondo anglosassone. Quindi feci di tutto per tirare più indietro possibile il parabrezza, l'abitacolo, in maniera tale che il cofano sembrasse anche più lungo di quello che era, con un gioco di chiusura in pianta dell'abitacolo rispetto alla sagoma di pianta, praticamente al filo delle ruote, facendo torcere la fiancata verso dietro, riuscì a dare questa sensazione di abitacolo ancora più piccolo, ancora più contenuto, in maniera tale che la vettura sembrasse ancora più lunga, più imponente, più forte di fiancata e di corpo rispetto all'abitacolo, e nascondesse comunque i 2+2, perché io volevo ricordare più l'impostazione delle due poste a motore anteriore, in particolare la Daytona, che nell'immaginario della Ferrari è il massimo in quel senso, ma con un pizzico di eleganza, perché nel briefing, che era all'epoca scarno, non era i briefing di oggi che sono pagine e pagine di indagini, mercato eccetera, era di Montezemolo che da quel momento in poi le Ferrari dovevano essere guidabili soprattutto dalle mogli dei ferraristi, ma soprattutto che avessero tutta una serie di caratteristiche, compresi i comandi ben individuabili, facili da controllare ad alta velocità, eccetera. Insomma, in quello investì molto, su quella vettura, ma soprattutto sottolineavo il concetto di eleganza. Quindi, per cercare di mediare questa esigenza, io mi riferì al padiglione, al profilo della 365 GT 2+2, che con quel poco di spezzata risvoltata indietro dava quella eleganza, alleggeriva il padiglione da quella che invece era l'impostazione gobbona del Daytona, che in italiano, nella tradizione automobilistica italiana, sarebbe la berlinetta italiana, da più confusa con un tre volumi, che in realtà non ci sta. Tre volumi su cui lavoravano tutti i miei colleghi, sia nella prima fase, difatti per quello assomigliava all'850i, sia in questa fase, mentre io insistevo sul concetto di Daytona. Alla fine piacque, venne scelta con tutte quelle caratteristiche che aveva. Però purtroppo ci furono dei problemi economici, diciamo di progetto, nel senso che si era già andati avanti sullo sviluppo industriale dei fanali a scomparsa, e quindi praticamente i fanali sotto vetro, che dovevano richiamare le Ferrari storiche o comunque le vetture degli anni 50-60 che erano a vista e poi venivano carenate nelle versioni più sportive, fu abbandonata a favore dei fanali appunto a scomparsa che erano già stati industrializzati, quindi era stato già un costo su cui la Ferrari aveva investito. Sul disegno, diciamo, di decoro, no? Ovvero quello che caratterizza il veicolo, io mi ispirai a quello della Mythos, ovvero ribaltai il concetto della Mythos, che era praticamente di due corpi che si compenetravano, la frontale stretto e affilato che si inseriva nel gruppo possente posteriore del motore, creando le due grandi prese laterali, con al centro l'abitacolo, diciamo, idealmente protetto dai due volumi. Nel caso della 456 questo si ribalta, ovvero dal volume grosso, importante, imponente frontale viene fuori la parte posteriore del veicolo, che abbraccia l'abitacolo che è sempre al centro, e lateralmente ci sono i grandi sfoghi dell'aria del motore che effettivamente scaldava, basta guardare poi quanto poco spazio c'è all'interno del vano motore. Questo praticamente creava anche un'articolazione di fiancata che ricreava quella articolazione che oggi si tende a chiamare muscolosa, ma in realtà era scultorea, delle vetture del passato, che nasceva dal fatto che avevano delle ruote molto grandi, l'abitacolo era in basso e quindi inevitabilmente veniva fuori l'onda o i muscoli, ognuno gli dà un nome, da cui venivano fuori le ruote. Non avendo più motivo d'essere nella impostazione del tempo, praticamente questa articolazione io l'ho creata scomponendo i volumi, singoli volumi,
motore, abitacolo, bagagliaio, coda, come si vuole, ricomponendoli attraverso questo discorso di compenetrazione dei volumi. Proseguendo nel discorso di recuperare lo spirito del marchio, praticamente sul frontale riproposi il trittico che avevo introdotto sulla F40 per eliminare questo effetto che io chiamavo di international style, cioè il frontale brown, una griglia unica che avevano adottato sulla testa rossa e cominciavano ad adottarla su tutti i modelli, anzi contavano di adottarla sui modelli successivi, poi morì proprio grazie a me perché, amante della mitica GTO, ripresi il trittico che sulla GTO era frontale ed era anche sul cofano con le tre presine a mezzaluna bugnate sul frontale, però in una nuova declinazione, non riproponendo sempre lo stesso disegno. Anche questo disegno purtroppo si perse perché, rinunciando ai fari a vista che avrebbero contenuto anche luci di posizione, indicatori di direzione eccetera, praticamente si dovettero inserire due fanalini per le luci di servizio, chiamiamole così, e furono quindi svuotati quelli che in basso dovevano essere invece i fari fendinebbia, nei due ovali in basso. In coda, per fortuna, invece, l'unica modifica fu determinata dalle problematiche aerodinamiche, perché, ahimè, bisogna dire, non sempre il disegno, lo stile, va d'accordo con le necessità tecniche / aerodinamiche in questo caso. Però l'inserimento che studiò la Ferrari fu ottimale, perché invece di avere la parte inferiore piena o svuotata semplicemente dal disegno, fu svuotata letteralmente e inserito l'alettone inferiore che modificava i flussi di coda, migliorando nettamente l'aerodinamica, l'assetto della vettura. Per il resto, il disegno di coda, con l'invenzione di riunire in un'unica figura i fanali tipici tondi binati della Ferrari, in una nuova figura, che anche lì però subì una piccola differenziazione nella realizzazione, perché era concepito per essere percepito come due cerchi abbinati, ma in realtà, ricadendo su una porzione di coda inclinata, perché tutte e due le porzioni di coda della 456 sono rastremate verso l'esterno, sempre per un discorso di avere una riduzione della vista della coda nel tre quarti, praticamente furono disegnate secondo il piano parallelo della porzione rastremata come ellittici, che ribaltati nella vista piena di coda risultassero rotondi. Però nello sviluppo tecnico, nei vari passaggi dalla progettazione, dal fornitore, dalla industrializzazione, questa cosa si perse, per cui praticamente nella vista di coda piena, ortogonale rispetto al piano di coda, i fanali risultano leggermente divergenti. Per cui io ho detto, vabbè, come esiste la convergenza di Venere, la 456 in vista posteriore ha una leggera divergenza di Venere. Un'altra modifica / omissione dal disegno originale fu il trattamento del cofano. Il cofano, praticamente, come si diceva, concepito per essere più grande, per avere la percezione di essere più grande possibile, con la tecnica del cofango, che era, siccome sono un appassionato di Lamborghini, mutuata dalle spade, ovvero il taglio invece di essere sul cofano era di fianco, che si porta via mezzo parafango, da cui il cofango. Praticamente, nell'indeterminatezza decisionale del manager, le mettiamo qui, le mettiamo là, facciamo così, facciamo là, la vettura alla fine fu presentata col cofano completamente liscio, tranne i ritagli del frontale e le due costolette per irrigidire questo enorme cofano. Fu la Ferrari a inserire gli sfoghi simil Daytona, anche se poi piazzati in una posizione, diciamo, inutile, perché certo i fari non vanno raffreddati con uno sfogo d'aria. I cerchi sulla 456 sono un altro capitolo a parte. Praticamente presentati, pensati sin da subito, per una questione di
snellimento delle masse opulente, diciamo, anzi grintose delle sportive, praticamente con delle razze sottili, una sorta di stella nel vero senso della parola, non la banale stella ottenuta dall'incrocio delle linee. Sul primo modello il dirigente le trovò poco eleganti, perché scoprivano troppo le parti meccaniche, come dire, lasciavano in vista le pudenta, per cui decise in una prima fase di ridurne i vuoti inserendo una buffa membrana, potremmo dire interdigitale, che doveva nelle sue intenzioni ridurre questi famosi fori, vi dicendo. Per fortuna la Ferrari decisero che quelle pecette, no, erano di troppo, e soprattutto i cerchi piacquero a tal punto che vennero anticipati sulla 512 TR, dove devo dire poi raggiunsero maggiore completezza rispetto alla 456, perché sulla 512 TR mantennero il disegno e i rapporti fra la razza e i vuoti, ma soprattutto gli andamenti delle linee e delle razze. Sulla 456, sempre per voglie, io le definirei barocche della gestione, furono leggermente inflorate praticamente, però vabbè, insomma, lo spirito era quello. La vettura comunque venne scelta così, venne sviluppata rispetto ai disegni, le uniche modifiche furono dovute a queste esigenze tecniche ed economiche di produzione. Montezemolo la apprezzò sempre di più mano a mano nello sviluppo, fino a decidere di presentarla in maniera diversa dal solito, in una location specifica al salone Francorchamps in Belgio, che era uno dei migliori concessionari della Ferrari, in blu, contrariamente alla tradizione, e ottenne un immediato successo di pubblico e di critica. Venne scoperta nel proscenio dei miei disegni sui cavalletti disposti a semiciclo intorno alla vettura. Nel risultato finale, comunque, al di là di queste modifiche, per i motivi che abbiamo detto, necessarie, la vettura ha mantenuto il suo spirito, salvo secondo me il 90% dell'idea iniziale e il riscontro di pubblico, la longevità del modello, ne ha vendute molte per molti anni, e anche il fatto, volendo, che le successive hanno recuperato quei caratteri, quelle caratteristiche che sono state modificate sulla 456, alla fine mi danno ragione e mi danno la soddisfazione, per cui la 456, oltre che, appunto, per i motivi che ho detto, è stata la mia prima creatura, è la mia preferita, è il mio capolavoro stradale, perché la Mythos, con cui divide i favori di papà, è rimasta purtroppo un concept non prodotto.